Sabato 17 novembre e noi andiamo da Lydia. Ci vediamo per fare colazione insieme e soprattutto perché domani sarà il suo compleanno. Poi mi ha dato una bella notiziona che vi dico solo, non vedo l'ora che sia il 2019, vi dico solo questo. Poi più gente, oggi è 17 novembre e io vado a fare il primo tatuaggio dell'anno. L'appuntamento ce l'ho alle 3, poi al ritorno io vorrei tornare a casa, non vorrei stare in giro, anche perché quando si fa un tatuaggio di solito dopo passate 2 ore bisogna scartare tutto, lavare, impomadare per la prima volta. Passo a casa così lascio Derek. Ho pranzato, adesso ripartiamo. Mi sono vista con Lydia, siamo stati ad Albano, abbiamo fatto colazione come avete potuto vedere. Poi non ho vloggato perché quando sto con lei, non lo so, mi sembra un po' di violare quello che stiamo vivendo. Non riprendo nulla, mi godo proprio il momento, come si può dire. Vado a Marconi, passo un attimo dalla Feltrinelli e poi da lì vado dal tatuatore. Oggi si fa il primo tatuaggio, sono troppo contento, gente. Poi non riprenderò nulla, però vi farò vedere ovviamente quando torno a casa. Devo dire anche che è il primo tatuaggio che ho visto e mi piaceva troppo. Diciamo che è un disegno flash che ha fatto lui sul momento e mi è piaciuto troppo, quindi ho detto ti prego fammelo, però con una piccola modifica che tranquillamente mi ha detto si può fare, non è che è un problema, anzi mi ha detto non cambia nemmeno di prezzo a livello di modifica, quindi tranquilla. L'unica cosa, devo ancora decidere la posizione, perché so che lo voglio fare sul braccio ma non ho ancora deciso bene il punto, quindi ci vado proprio presto perché così abbiamo tutta la calma di poter vedere, studiare un po' come farlo. Ci vediamo dopo, gente, vediamo quando ho fatto tutto, ok? Ciao! Finito! Gente, ho fatto il tatuaggio, ora ce l'ho praticamente qui. Qualcosina già vi ho pubblicato su Instagram e niente, gente, sono contenta, mi piace da morire, è stato veramente bravo lui. Siamo stati anche veloci perché contate che sono arrivata alle 3, sono le 5, 2 ore, e mi ha detto che sono stata anche parecchio brava perché, ragazzi, cioè, allora, il punto è leggermente fastidioso ma non mi ha fatto niente. Io ve l'ho detto, soffro più la pulizia dei denti che un tatuaggio, non si sa perché sta cosa. Adesso torno a casa, ho fatto anche le mie spesette da Mondadori, da Feltrinelli. Vi lascio il link del profilo del tatuatore perché è bravissimo lui, Stefano è veramente bravo, fa dei disegni veramente belli, quindi ve lo consiglio. Il posto è pure comodo perché è qui a Porta Portese. E niente, gente, ci vediamo dopo. Tornati, allora, secondo perché non potete capire, sono tornata, poi mi sono dovuta pure mettere a cercare alcuni maglioni che non trovavo perché ho fatto ovviamente il cambio di stagione, però alcune cose non le trovavo e sono dovuta andare a cercare. Bellissimo il tatuaggio appena fatto, non vi dico, non mi fa male, solo sento tipo bruciore, tipo questo qua, perché ovviamente la pelle è irritata. Sono passata comunque anche in fumetteria, mi sono ricordata che era arrivato qualche numero dei fumetti che leggo, è arrivato Arte numero 7, se non mi sbaglio questa serie finisce proprio al volume 7, quindi vi faccio sapere se è così. Poi è arrivato il numero 6 di Battle Royale, sapete che ho deciso di collezionare questo fumetto perché l'ho letto tramite scan, mi è piaciuto piaciuto tantissimo, però l'avevano abolito, poi ho scoperto che lo stavano ristampando, ovviamente mi ci sono fiondata perché secondo me è il miglior fumetto al mondo, veramente. Vi faccio vedere però quello che ho preso, a parte che vabbè mi sono voluta prendere un libro di inglese per esercitarmi, questo qui, sotto vecchia esperienza che mi era stato regalato da Lydia, il vecchio volume. Questa volta hanno rifatto veramente il libro, non è lo stesso, però hanno rifatto il genere. Ho detto lo voglio ricomprare perché comunque mi serve di ripassare tutto quello che ho fatto e questo mi sembra perfetto e completo. Poi gente, cioè vi dico solo, e tenetevi presente il prezzo, che questo libro mi ha costato, ve lo faccio vedere, 15,90 €. Guardate cosa mi hanno regalato i miei, lo steelbook di Coco, e io gente sono troppo contenta veramente, e contate che sta a 28,99 €, cioè non potete capire la meraviglia di questo steelbook, è tutto disegnata la storia di Coco, vedete qui c'è Miguel con Dante, i diversi personaggi, è bellissimo, è veramente bellissimo. Vi giuro, sono arrivata in cassa, vi giuro che mi fa: signora, sono 30,89 €. Gente, sono onesta per queste cose, vi faccio: guardi che mi sa che si è sbagliata perché solo lo steelbook costa 29,99 €. Ma no, l'hanno riscontato, solo che non hanno rifatto il prezzo. Quindi se vi interessa andatelo a comprare perché adesso è scontato ancora di più, quindi cioè bellissimo. E niente gente, io adesso mi metto un attimo comoda tutto quanto, così dopo verso le 7 vi faccio vedere il tatuaggio. Eccoci, sono le 7:07, quindi è arrivato il momento di fare la medicazione. Pronta, devo solo prendere la pellicola, c'è chi se la dorme. Andiamo a prendere la pellicola perché Stefano mi ha detto: io uso questo metodo, prendi la pellicola e la prima notte te la fai così, poi da lunedì inizi a fare proprio la medicazione con anche il Bepanthenol. Scusate se vi accolgo in bagno, però è giusto per farvi vedere che Bepanthenol, però questo non ci serve, ecco qua. Allora ho deciso di comprare questo qua, dicono che sia buono, lenitivo, vediamo un po', vi faccio sapere. Spero vediate, scusate, ripeto, se vi accolgo così, però è l'unico modo. Intanto tiriamo su i capelli, non ha spurgato tanto, acqua non troppo calda e impellicoliamo. È stupendo, io ve lo faccio vedere anche così, spero si veda, si apprezzi. Eccoci. È l'unico modo per mostrarvelo. Lo adoro, gente. Lo adoro. Mi piace da morire. È stato bravissimo. Perfetto. Gente, perdonatemi. Mi sono proprio dimenticata che non avevo fatto la chiusura del video. Scusate se vi saluto così, che mi sono già messa a letto, che mi sono messa il pigiama, che c'è mia madre di là con la TV a manetta, cioè scusatemi, non ci ho proprio pensato, cioè io ero straconvinta di avervi salutato, invece no, ormai mi sono messa comoda. E niente gente, a sto punto me ne rimango a letto, penso che mi dedicherò alla lettura di arte, così finisco anche questo fumetto. Vi mando un grosso saluto e buonanotte gente, ciao!